Ragazzi, allora, prima ho visto il telegiornale della 7 della mattina che apriva dicendo che una piccola analisi del giornalista dicendo che brutale e spettacolare è stato l'attacco alla magistratura da parte di Salvini. Allora, ognuno è libero di vedere le cose come vuole. Ma credo che Salvini ha detto delle parole. Se uno ha un minimo di onestà intellettuale, un minimo di intelligenza, può capire facilmente quello che ha detto. Io credo che brutale e spettacolare è stato l'attacco della magistratura al governo, un vero atto intimidatorio, direi quasi un tentativo di golpe silenzioso e strisciante. C'è nell'aria un profumo di Craxi 2, senza niente a che vedere. Diciamo, non voglio stare qui a paragonare Craxi a Salvini. Però penso che in questo momento c'è Di Maio che si dissocia, da Salvini, che sembra che anche lui non ha capito quello che sta succedendo intorno a lui. È un vero peccato perché penso che stiamo arrivando alla frutta adesso che avevano messo i motori in marcia. Questo può essere quasi l'annuncio della fine di questo governo. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo. A presto.